Grazie Eccellenza. Ma diciamo che siamo oggi di nuovo a dibattere in quest'aula di un tema che è sotto gli occhi di tutti. Credo oggi siamo un po' tutti forse frustrati, arrabbiati, stanchi di dover affrontare gli andirivieni, i restringimenti, i continui allentamenti e chiusure dovuti agli aumenti dei contagi che puntualmente ogni autunno e inverno tornano ad aumentare. Purtroppo spiace che questo clima viene artatamente alimentato probabilmente anche da chi ne fa una questione elettorale. La sanità, credo, dovrebbe essere autonoma e libera di poter lavorare in maniera appunto autonoma, soprattutto nel momento in cui ci troviamo ad affrontare una pandemia che ancora di più oggi vede il contagio arrivato a numeri che non abbiamo mai avuto, neanche durante la prima ondata, seppur oggi con diciamo fortunatamente dei numeri che ci danno la conferma che la vaccinazione ci ha aiutato a evitare numeri alti anche di ospedalizzazioni. Però ogni santo giorno c'è una continua intromissione della politica, sia di maggioranza, sia di opposizione ed ora anche di chi alimenta questo scontro nel Paese. Siamo arrivati purtroppo addirittura alle minacce personali. Io mi chiedo se è possibile che si arrivi a questa bassezza. Speravo che la comunità di San Marinesi non dovesse arrivare a tale livello. E la politica tutta, a mio modo di vedere, dovrebbe condannare questo atteggiamento invece che passare tutto in cavalleria. Siamo arrivati al boicottaggio oggi delle imprese che fanno rispettare le regole, insultando addirittura gli esercenti in maniera prepotente e ingiusta verso tutti quegli operatori che ogni giorno invece si impegnano a dare un servizio alla cittadinanza. È un fatto però oggi che siamo arrivati a 1123 nuovi positivi a 3 giorni fa, seppur con meno conseguenza appunto di ospedalizzazione grazie alla campagna vaccinale che ha attenuato la sintomatologia grave. Tali dati hanno portato l'IS a chiedere una restrizione delle misure del contenimento del contagio e concordo con chi lo ha detto ieri, andava forse sicuramente fatto già nel decreto di dicembre. Purtroppo a ciò non si è potuto arrivare, per scelte allora di dicembre appunto, dei singoli partiti. Ognuno purtroppo, ed è questo ormai evidente a tutti, spinge verso una sua posizione personale. I gruppi presenti in quest'aula partecipano alla Commissione 4, quella la Commissione Permanente Sanità, e lì si è ampiamente discusso di tutte le azioni che si sono portate all'interno della struttura sanitaria, dei progetti che ci sono stati per risolvere le problematiche che ancora oggi vengono portate in quest'aula e alla presenza anche dell'attuale comitato esecutivo. Non mi risulta che però le proposte portate dal comitato esecutivo siano ancora del tutto attuate e quindi quelle problematiche ancora non siano risolte. È chiaro però l'IS oggi in una situazione, in un momento in cui deve gestire questa pandemia e quindi in una situazione anomala, dovrebbe godere della nostra piena fiducia e quando lo staff medico ci suggerisce di mettere in atto delle modifiche ai decreti, delle azioni che possano aiutarli a portare fuori da questa quarta ondata, dovrebbe, credo, essere ascoltato. È chiaro che ci sono problemi nel sistema sanitario, ma anche qui l'attacco è sempre solo verso la segreteria, non verso chi ha il ruolo di gestire quella sanità. D'altronde, purtroppo, ho sentito appena poco fa da parte di Libera dire che sarà il nemico della sanità e quindi si denota la volontà di creare un clima collaborativo certamente. Credo però che la politica non può entrare nel merito dei protocolli sanitari, non può entrare nel merito di scelte mediche e dobbiamo assolutamente fidarci della scienza per trovare quella serenità di azione
di cui abbiamo necessità. Non possiamo fare altrimenti se non alimentare un continuo scontro di cui purtroppo ancora oggi ne abbiamo avuto contezza da alcuni interventi da cui mi dissocio. Dobbiamo ricordare che i medici ogni giorno sono in piena attività, senza sosta, al servizio della cittadinanza e della salute pubblica. Sono impegnati 24 ore su 24 a seguire con assiduità le quarantene domiciliari, che impegna tutti con uno sforzo molto importante, visto l'alto numero delle quarantene domiciliari, che fortunatamente ha, come dicevamo, ha evitato i casi di ospedalizzazioni, sono minori grazie alla campagna vaccinale, ma comunque la gestione delle quarantene domiciliari impone un gruppo Covid sempre all'azione. E non credo neanche che noi come politica possiamo entrare nel merito delle scelte del gruppo Covid su chi inserire, di quali medici inserire per continuare l'azione, l'attività ospedaliera e quindi continuare l'attività normale dell'ospedale per le visite, per gli ambulatori normali. Appunto, non può essere la politica a scegliere queste cose. Forse è dato un po' troppo per scontato l'idea che abbiamo appunto un nuovo ospedale e quindi che questo ospedale deve gestire tutto questo. Quindi abbiamo l'ospedale che è dedicato alla gestione del Covid, ma è anche dedicato alla gestione normale dell'attività, seppur oggi ridotta fino a un miglioramento, speriamo a breve, e al ritorno di questa normalità. Normalità che credo dovremmo ragionare, dovrà prevedere una convivenza con questo virus. Quindi dovremmo, considerare il fatto che non dovremo più arrivare a vaccinazioni di richiamo dovute all'emergenza, ma forse di rendere la vita di tutti alquanto normalizzata, attuando quelle politiche di vaccinazioni annuali che potranno appunto far convivere col virus, e quindi quella fase che tutti dicono endemica, dovremo arrivare a questo, nella speranza che arriveremo a questo. Di fatto comunque i problemi ovviamente della gestione dell'IS sono evidenti. Io mi chiedo quanto riguarda tutti i progetti che sono stati portati in Commissione 4, a che punto sono, il Comitato Esecutivo a che punto è con l'audit voluto fortemente da questa segreteria, e credo che si debba per una volta e continuare il ruolo che si ha all'interno, in questo caso della sanità, e delle incombenze che ogni ruolo ha. In questo caso io ricordo benissimo il pieno appoggio del segretario affinché tutti quei progetti fossero portati avanti celermente per risolvere le problematiche che ancora oggi purtroppo vediamo non essere risolte. E concludo, eccellenza, visto i tempi ridotti. Io auspico che si possa arrivare ovviamente a una normalizzazione dei contagi, che sicuramente arriverà con la bella stagione, purtroppo è questo, è evidente a tutti l'andirivieni. Credo però che lo scontro non serva a nessuno e chiedo vivamente a tutta la politica di far lavorare serenamente l'IS. Grazie.